detto, questo è sicuramente un luogo per certi versi magico, no? Per Fabrizio, che era solito venire qua durante i suoi allenamenti oppure di ritorno da qualche gara, da qualche rally, veniva qua con la famiglia, perché questo è proprio un luogo, se vogliamo, anche di meditazione, un luogo in cui uno riposa, si riposa sia fisicamente che mentalmente, quindi è stato il luogo che quasi automaticamente è stato deciso appunto dove puoi mettere questo chip in ricordo di Fabrizio. Oggi è la giornata conclusiva, ci sono 200 motociclisti che sono venuti a rendere omaggio a Fabrizio e prima di fare un salto alla mostra chiaramente parte di loro è voluta venire a vedere questo luogo magico. Avete sfidato a maltempo anche l'ultimo chilometro impervio di questa strada? Sì, chiaramente l'ultimo. Il tempo oggi per certi versi non aiuta, però è chiaro che quando si parla di enduro, di motociclismo, di rally, se vogliamo fa anche parte del gioco, no? Questo tempo non può certo fermare la passione dei motociclisti. L'ultimo chilometro vuoi per il fango, abbiamo dovuto farlo con i fuoristrada, con le jeep. Però appunto l'importante è essere qua tutti insieme, anche con Matteo Casuccio che è un amico che ha partecipato e concluso l'ultima Dakar. È bello essere qua e sentire le sue gesta anche nell'occasione appunto di questa Dakar che ha concluso qualche mese fa. Per quanto riguarda la mostra che avevamo visto all'auditorium delle Santucce, com'è andata, visto che c'era anche uno scopo benefico, umanitario, dietro le foto e dietro gli oggetti che erano stati esposti? La mostra è andata benissimo, le foto sono state vendute, abbiamo molti ordini anche per le ristampe, quindi anche a livello economico è andata molto bene perché la fondazione potrà ricavare dei fondi importanti da destinare per portare avanti progetti umanitari che appunto da anni iniziano. Ci dobbiamo aspettare altre iniziative per ricordare Fabrizio Meoni a Castiglione Fiorentino? Sì, ci stiamo lavorando, è ferma convinzione dell'amministrazione insieme anche alla fondazione e alla famiglia di Fabrizio portare avanti qualcosa di importante che leghi sempre di più il nome di Fabrizio a Castiglione Fiorentino. E tutto, le idee che abbiamo sono ancora in cantiere, ma cercheremo di fare qualcosa di bello a breve.